Allora, il treno si è fermato in un campo. Speriamo che in questo modo io possa riuscire a parlarvi perché prima non si sentiva. Stiamo informando i tuoi follower, ma vediamo subito quali sono i temi della giornata oggi per questa zuppa di porro. Allora, assalti Novax, come ho detto prima e come cerco di dire anche ora, sperando che voi mi possiate sentire, che cosa è successo? Sono andato a prendere un treno ad alta velocità, l'ho fatto a Firenze, non c'è stato nessun assalto Novax, non c'è stato nessun presidio, stazioni blindate, cioè quello che ho letto oggi sui giornali non ha corrisposto soltanto a una stazione, magari in altre stazioni è successo un casino pazzesco, non lo so, e non puoi rendere una piccola tua partecipazione a una cronaca quotidiana come la generalità dei casi. Comunque, Firenze non era blindata, mi hanno chiesto il Green Pass, ma me l'hanno chiesto quando ero in treno, quindi se io non avessi avuto il Green Pass non so che cosa avrebbero potuto fare, forse c'è una multa. I giornali dicono non saranno ammesse illegalità e su questo io trovo veramente tautologico il fatto che il Viminale dice che non saranno ammesse illegalità. La cosa di cui mi stupirei è se un pubblico ufficiale dicesse saranno ammesse illegalità, più o meno quelle che avvengono per esempio nelle manifestazioni, come posso dirvi, alcune manifestazioni calcistiche, le manifestazioni dei no global, le manifestazioni che si hanno per strada di gente arrabbiata. No, non saranno ammesse illegalità. Sono abbastanza contento di questo, però questo non saranno ammesse illegalità viene un po' ridicolizzato, anche se involontariamente, da Claudio Cerasa sul foglio, perché il foglio dice, Cerasa, l'ala Morgese non deve tollerare illegalità, non deve fare come ha fatto a Viterbo. Ma come, scusatemi, cioè noi stiamo parlando del ministro degli interni che vede radunate migliaia di persone a Viterbo che si drogano, trombano, violentano, uccidano le bestie e soprattutto occupano uno spazio senza avere il permesso, cosa che invece hanno avuto questi Novax che possono manifestare, no Green Pass, cioè fino a prova contraria si può ancora manifestare in questo paese, è previsto dalla Costituzione, e quindi sostanzialmente, come si dice, Cerasa effettivamente ha una posizione salviniana, cioè dire alla Lamorgese di non fare come il rave, perché questo è il punto di vista, cioè noi siamo in un paese in cui si dice non si tollerano illegalità, ma come si tollerano illegalità? Perché questo è un paese in cui si possono tollerare illegalità. Sì, perché il rave a Viterbo non mi sembra che ci sia stato nessun giornalone, nessun giornaletto che si sia indignato dicendo ragazzi, ma scusate, ma se quelli non potevano fare quel rave, prendete e li idrantate come minimo. Ovviamente il rave va bene perché lì le sostanze che prendono sono migliori rispetto a quelle di coloro che non prendono volendo fare i Novax. Detto questo, Sallusti ritorna sul luogo del delitto. Dopo aver detto che ci sono i cattivi maestri, politici, giornalisti e conduttori che alimentano e sono coloro che armano le mani dei violenti Novax, ieri, oggi fa un po' di marcia indietro, perché dice no, no, ma non intendevo, più o meno lo dice Salvini, Meloni e come si chiama? E Berlusconi, Berlusconi ovviamente non era nella partita e tutti avevano capito che non intendeva Berlusconi, Sallusti dicendo che c'erano dei cattivi maestri, ma su Salvini e Meloni oggi fa una mezza marcia indietro e siamo, dice, dice Sallusti, e su questo un po' mi viene da ridere, siamo liberali, lo continua a dire in ogni passo, benissimo, sono contento di avere un compagno di strada come Alessandro liberale. Bisogna fare, dice Sallusti, tutto ciò che serve a non privare della libertà come è accaduto nel recente passato. Allora però qui c'è qualcosa che non mi suona. Ma scusami, grazie a Pina Blogger per il tuo badge, ma scusami Sallusti, ma tu eri uno di quelli più favorevoli al lockdown? Cioè tu sei quello che ha scritto un fondo sul giornale del mio direttore in cui dicevi che il lockdown e la libertà di essere intubati era la libertà di uscire di casa, e anche lì, se permetti, un po' esageravi, ce lo dicevamo anche nelle nostre riunioni. Quindi, insomma, io trovo fantastico che coloro che definivano il lockdown una cosa necessaria, oggi vogliono un'altra violazione della libertà, sostanzialmente quella del Green Pass ovunque, che può anche essere accettabile, non è che io la contesto, ma in funzione liberale per evitare una cosa che loro stessi approvavano. È fantastico. Però non si finisce mai, e oggi il lockdown, e domani il runner che non può parlare, fare la corsetta, e dopodomani quelli che ai giornalisti che quando vedevano due che si tenevano per mano, ah,
là, e qui c'è una vicina mia che si è, come si è lavata le mani 15 volte per aprire le salviette con le quali si deve disinfettare. Cioè, siamo nella follia più totale, e in questa follia più totale, ovviamente, la libertà è l'ultima che cosa che conta. Poi, come l'ossigeno, diceva Calamandrei, ti accorgi quando viene meno, soltanto quando non ce l'hai, non a priori. Ma comunque, insomma, tutti liberali qua, tutti liberali. Nel frattempo, in virtù della propria libertà, liberalismo, si accettano qualsiasi intervento statalista che liberi le no che violi le nostre libertà. Nel frattempo è probabile la terza dose, cioè dice Speranza. Ma come? Allora, evidentemente questi vaccini dopo un po' perdono di efficacia, cosa che abbiamo detto riguardo ai vaccini in Israele e non solo. E perché su questo non si fa chiarezza? Perché parlare di queste cose è vietato? Perché non si possono dire le cose come stanno? Perché non dare un elemento di verità viene considerato automaticamente Novax o altre cose del genere? Gervasoni, giustamente oggi sul giornale, fa un pezzo molto intelligente. Non si lotta per la libertà cancellando le libertà altrui. Sottoscrivo al 100%. L'unico giornale che oggi ha una posizione un po' diversa rispetto agli altri, che infatti è stato bastonato ieri da Sallusti esplicitamente. Ciao birra, Wacken ha acquistato un altro badge e ha acquistato tre badge, quindi ora la sua immagine e profilo si illuminerà, quella di birra Wacken, grandissimo. Anche MC Mix VX ha preso ora un badge. Vi ringrazio a tutti quanti. Allora, che cosa dice la verità? Fanno i talebani del vaccino per coprire le bugie e gli errori. Le iniezioni aiutano, ma non bastano, dice la verità, senza fare cattiva informazione, perché quello che ormai è del tutto chiaro: sono a favore del vaccino? Sì. Lo siete anche voi? Sì. Ma possiamo dire che non bastano, o non si può dire? Che sta Informiamo succedendo? gentili passeggeri che stiamo contattando la sala di controllo Sala per di conoscere il controllo. motivo della sosta. Non sappiamo perché ci Sarà siamo fermi qua in fattore sosta, però ci è venuto bene per la nostra zuppa. Le iniezioni aiutano, ma non bastano. Per questo il governo crea il Green Pass. Questa è la tesi, diciamo, della verità. Ma su questo poi parla Giordano, che fa un bel pezzo. Le belle ricette dei non violenti. Cannonate, come dice Cazzola, alla bava Beccaris, e cure da pagare come l'assessore D'Amato. E questo Mario Giordano c'ha ragione, dice: scusami, allora quelli sono non violenti, sono buoni, eccetera. Che cosa incitano? A bava Beccaris, quello che sparano sulla folla. Ma c'è la roba che uno dice: ma ragazzi, ma crescono piccole Montanari, Ilaria, Gelsomina, grazie e Borri per il tuo badge, così come per gli altri amici che stanno dando contributi a questa zuppa. E poi la tesi di Giordano, diciamo che è esplicitata bene sul giornale, che forse è l'unico che ha ancora una posizione, non Novax, una posizione di ragionamento su questi obblighi che ci arrivano. Cioè, quando ci dicono che ci vuole un Green Pass per andare a prendere il caffè, quando ci dicono che c'è un obbligo vaccinale, si potrà discutere, o dobbiamo tutti star zitti, e se non discutiamo, e se discutiamo, e se ci permettiamo di discutere, veniamo considerati dei pericolosi sovversivi. E questa è la cosa che mi fa impazzire, mi fa impazzire. Viola sulla stampa dice quel documento che evita il lockdown, cioè adesso il Green Pass eviterà il lockdown. No. No, e anche questo è falso, è palesemente falso. Il Green Pass non evita il lockdown. A evitare il lockdown è il vaccino, ma il vaccino non ha un'efficacia al 100%. E quindi, come dimostrano altri paesi, l'Israele e la Gran Bretagna, che questo vaccino l'hanno diffuso molto più alto, in maniera molto più diffusa di noi, si dovrà fare una terza dose, poi una quarta, poi una quinta. Ma se non ci togliamo dalla testa quella drammatizzazione, quella liturgia terroristica del Covid, non usciremo mai con la nostra testa da questa, diciamo, incubo. La pubblica amministrazione, e in questo se l'ha fatto Brunetta, ha fatto cosa buona e giusta. Brunetta ogni giorno è sui giornali, ogni giorno ne dice una, ci avrà 15 interviste, pensa di essere il piccolo Napoleone, diciamo, accanto al generale Draghi, quindi forse pensa che è lui che governa. Però su questo devo dire che, se avviene, il titolo del Sole 24 Ore, ci sarà un emendamento al decreto Green Pass, per dire sempre la congruenza delle norme italiane, in cui dovrebbe finire lo smart working
working per la pubblica amministrazione, ed era anche l'ora, perché insomma questa idea dello smart working in pubblica amministrazione invece dovrà essere ordinario l'attività in presenza. Se dovesse avvenire, è una di quelle cose su cui dobbiamo ringraziare questo governo, perché questa era un'altra delle grandi cazzate mostruose per la quale la pubblica amministrazione di fatto non ha lavorato. Chiaro, nei posti chiave ci sono pochi della pubblica amministrazione che hanno lavorato 10 volte di più per il grande numero di approfittatori, ma anche di organizzazione del lavoro assurda. Porro, ti sanno scendere dal treno, sei il raffreddore, sappilo. Ora si sentirà l'annuncio. Va bene, ciao Nicola, grazie delle tue zuppe. E nel frattempo la farsa americana è straordinaria, anzi non è la farsa americana, è la farsa di Biden. Ieri parlavo a cena, ero a questa straordinaria cena della Big Pharma, sto scherzando, della Menarini, e parlavamo a cena di Biden, noi Biden, c'erano delle conversazioni secondo me surreali. Una cosa molto intelligente ha detto una persona che secondo me è molto banale nella sua intelligenza: ma se queste cose le avesse fatte Trump, che avremmo detto? Oggi Biden, e i giornali non lo ridicolizzano, ha detto: vi giuro, il rientro è stato un successo straordinario. Non riesco a imitare Albanese. Avete presente quello sketch di Albanese che entra nel negozio di musica ballando? Ecco, io quando ho sentito questa frase di Biden ho pensato a Albanese. Ciao Nina Reverberi. Cioè, come cavolo si può dire che questo ritiro dall'Afghanistan è stato un successo straordinario? Il presidente, l'uomo più importante del mondo! Lui, Kamala Harris, consiglieri, Casa Bianca, ghostwriter, Pippo Baudo, tutti avranno scritto il discorso, e questo riesce a scrivere? Beh, insomma, il ritiro dall'Afghanistan è stato un successo straordinario. Vi giuro, non è una barzelletta. Non è una barzelletta, è quello che è avvenuto, lo ha detto Mieli. Critiche europee all'America sono ingenerose. Sì, insomma, saranno pure ingenerose, ma insomma, forse è il caso, quando nei confronti del presidente, di farle. Minniti, una dura lezione per l'Occidente, Repubblica. Quirico, abbiamo tradito i nostri fratelli che hanno creduto nelle nostre bugie. Il pezzo di Quirico ve lo consiglio tra tutti sulla Stampa. Nel frattempo, ci sono molti se la prendono con questa cosa del Moige, lo fa, sì, grazie, molto gentile, tanto non c'è nessuno qua, grazie, grazie. Molti se la prendono con questa critica che fa il Moige per Banfi e per porca puttana. Devo dire, gli stiamo dando, lo scrive Toni Damascelli, Gramallini, Facci, ragazzi, troppa importanza al Moige, come forse dice bene Facci, perché l'unico che l'ha colta questa cosa, non rappresentano assolutamente nessuno, sono quattro gatti, ma lasciamoli andare a dire le loro stronzate senza dargli le prime pagine dei giornali, che è esattamente quello che cercano. Sindrome Montanari, Borgonovo, fotte e chiagne. Questa è l'interpretazione che fa Borgonovo della questione di Montanari, che ha detto che sostanzialmente il giorno di memoria delle foibe è una stronzata, anzi una risposta fascistoide alla Shoah, alla giornata del ricordo della Shoah, della memoria. E Sansonetti gli dice di studiare, intervistato non mi ricordo da chi, e Rapisarda sul libro si chiede: ma scusatemi, ma questa famosa commissione Segre sull'istituzione dell'oro, dell'odio, dove cavolo sta sul Libero? Quindi Sansonetti e Rapisarda se ne occupano. Straordinaria la storia di Mitterrand che si trombava una 19enne, scusate la volgarità, ma insomma questo vecchio signore che si fa la 19enne, e il libro L'ultimo segreto svela l'amore per la studentessa, ma è stupendo! Se tu sei di sinistra e c'hai 60 anni e fai presidente della Repubblica Francese e ti fai una studentessa di 19 anni, il tema è che è l'ultimo segreto, non c'è nessuna MeToo, nessuna indignazione, nessun porcellume, va benissimo, secondo me una 19enne può fare quello che le pare, la studentessa può stare anche con il 90enne, ma mi piace moltissimo il doppio standard, a Mitterrand tutto era permesso. Elogio di Franceschini oggi in Dritto e Rovescio, perché dice una cosa, dice Magnaschi su Italia Oggi, piuttosto interessante, dice che a Venezia è bello accostare le vecchie cose alle nuove cose. Del Moige vi ho parlato, di Mitterrand vi ho parlato, di Biden vi ho parlato. Il PIL al più 17,3%, quindi una cosa stratosferica, ma dice giustamente Dario Di Vico, informazione economica, dovete cercare di coglierla per quello che è: il PIL cresce 17%, boni.
Fermi, il riferimento era al secondo trimestre 2020 dove ci avevano chiuso, dove eravamo in lockdown, e dice chi questo numero va letto e dimenticato. Poi il pezzo di Vico dice tante altre cose, ma la frase che scrive Dario Di Vico sul Corriere della Sera è quel più 17,3% del PIL va letto e va dimenticato. Il Sole 24 Ore dice che però c'è un elemento da non dimenticare ed è l'aumento dell'inflazione. Malagò spiega alla stampa perché non ha accettato di fare il capo di Forza Italia. E dice che Salvini sullo Ius Soli la pensa come lui. Travaglio, fantastico. Oggi Travaglio è la 150ª puntata di Travaglio per difendere Conte, ma oggi ci aggiunge un po' di spezie in più. Difende anche la Raggi da chi l'attacca, perché per Travaglio Raggi e Conte sono straordinari. Ancora in politica, De Luca è un personaggio veramente incredibile. Ogni giorno ne dice una e spesso la dice contro il suo partito. E stiamo parlando del partito per cui il segretario del partito, cioè Letta, si candida nel seggio blindato del partito, cioè Siena, non mettendo il simbolo del partito, e questo è il segretario del partito, PD. E oggi alla festa del partito, cioè la festa dell'unità, De Luca dice che la giornata dell'omofobia, lui col cavolo che la va a fare nelle scuole campane. E vi devo dire che la giornata dell'omofobia, beh, obiettivamente non è un'invenzione di un partito di centrodestra, anzi la volevano cambiare, è un partito molto vicino a quello di, come si chiama, di De Luca, cioè il suo. Cecchetto dice riformista, autogol di Forza Italia perché non ha candidato Palamara ed è candidato al quartiere di Primavalle a Roma come autonomo, e ci mancherebbe altro. Ha costruito la sua carriera per uccidere Berlusconi dal punto di vista giudiziario, io quello là lo sfascio, ma doveva essere candidato a Berlusconi. Cioè, le cazzate che fa Forza Italia sono incredibili, ma arrivare a quella di candidare Palamara, spero, con tutto il rispetto che ho nei confronti di un signore che ha svelato da pentito le magagne della magistratura, mi sembra davvero un po' troppo. Urbani oggi, mi sembra tessera numero 3 o numero 4 di Forza Italia, dice voto Bassolino, quindi non vota il magistrato candidato dal centrodestra a Napoli, lo dice sul Mattino e dice e fa delle battute contro Salvini che per lui è impresentabile. Direi buona zuppa, vediamo un po'. Sì, hai detto che sono morti molto. Sì, ha detto che sono morti molto bambini. Toc toc, alzi la voce a seconda della velocità del treno. Hai ragione. Che Palamara si candidi è una vergogna. Floris, no, non è una vergogna. Tutti si possono candidare. Si candiderà anche Palamara. Vedremo i voti che riuscirà a prendere. Invita per favore a Quarta Repubblica i dottori Montanari, Citro, Trinca, eccetera, per non confrontarsi con i fenomeni Bassetti e company. Partito il treno? Sì, è partito. I talebani, il Covid, quale nesso? Ma nessuno. Ilaria Branca di Romanico ha acquistato un badge. Grazie Ilaria. Beh, Cazzola l'ho detto, Alberto Corsi. La cosa che ha detto Cazzola di Bava Beccaris è una cosa pazzesca. Cioè, tu, come ha scritto Giordano, questi qui fanno tanto i non violenti, ma poi alla fine sono i primi a farlo. Travaglio si deve smettere di fumare le erbette che gli ha dato Santori, dice Rosario Scialabba. Direi che abbiamo. Spero blocchino i treni. Speranza è il primo abusivo del governo. Giozzanero ha acquistato un badge e lo ringrazio. Così come grazie, Nicola, che mi leggi. Semore e poi lo sclavo. Nicola Teodoro, mitico. Vabbè, insomma, buongiorno, Nicola dalla Sardegna. Annalisa Solinas, che spesso è con noi. Grazie, Annalisa. Il viaggio che ho fatto in Sardegna è stata la cosa più bella, ovviamente, di quest'estate. Purtroppo è finita troppo presto. Mi leggi sempre, grazie mille. Viva il 1789, dice Alfredo Cosentino 9, immaginando la rivoluzione francese. Io penso, come tutti i liberali di destra, che la rivoluzione buona sia quella americana e quella inglese, non tanto quella delle ghigliottine. Non pensa che Bassetti dovrebbe limitarsi a fare il dottore anziché andare sempre in TV? Altrimenti è normale prendersi anche le critiche. Sì, Matteo, tra le critiche e le minacce ne passa un pochino. Vitto Vanzini, grazie, contro il PD comunista statale, Forza Lega, viva Salvini, dice Gantoninode. Piemonte Sergio, ciao da Manfredonia, ciao a tutti quanti voi, ce l'abbiamo fatta anche oggi, una zuppa dal treno un po' complicata, ciao.